Buongiorno a voi, ben ritrovati, Arianna Garrone. Allora, oggi ci ritroviamo per fare insieme un lavoro con una meditazione, che più che una meditazione sarà una preghiera, un'intenzione, per lasciare andare una persona, una situazione, un gruppo delle persone, di persone. Quindi oggi il tema è il come lasciare andare. Ecco che pian piano le persone stanno arrivando. Grazie, un abbraccio virtuale anche a voi. Grazie degli abbracci, dei baci, dei cuori. Ben ritrovati. Allora, intanto, come mai ho deciso di fare questa meditazione? Come lasciare andare una persona? Perché la scorsa settimana una persona che mi segue, una donna, mi ha chiesto: ma come si può fare questo? Allora ho detto: aspetta, che ci lavoro un attimo su, metto insieme un po' di miei pezzi di esperienze e faccio una meditazione. Quindi questo è il motivo per cui oggi stiamo affrontando questo argomento. Allora, ci sono situazioni in cui avvengono separazioni. E possiamo parlare di separazioni nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, nel mondo degli affetti. E il punto qual è? A volte noi rimaniamo legati, e io uso di più il termine attaccati a una situazione. Perché? Perché abbiamo, il termine l'ho già detto, rimaniamo attaccati, abbiamo un attaccamento a quella situazione o a quella persona. Avrebbe dovuto andare così, ma perché è successo questo? Avrei potuto. Quindi siamo un po' legati al passato su quello che avremmo potuto fare, o quello che avremmo dovuto fare, o quello che la vita avrebbe dovuto fare, ma in questo modo noi rimaniamo attaccati a un qualcosa che ormai è passato. Quindi da una parte c'è la non accettazione di ciò che è passato. Quando noi rimaniamo attaccati a qualcosa che è passato, abbiamo la pretesa, un aspetto della struttura, possiamo dire un po' infantile, che non significa che siamo degli infantili, ma c'è quell'aspetto lì che a volte viene fuori, quindi abbiamo la pretesa che le cose avrebbero dovuto andare, dovuto, sottolineo il dovuto, verbo dovere, avrebbero dovuto andare diversamente. Ma la fregatura qual è in tutto questo? Che noi rimaniamo attaccati a una pretesa, a una situazione, e già quando c'è una separazione, spesso c'è un dolore, perché rimane il vuoto, rimane, per esempio, i sogni che si sono infranti, i progetti che si sono interrotti e non si sono realizzati, per cui è proprio un lutto sotto tutti i punti di vista. E anche lì, quando c'è una separazione da una persona, da un gruppo di persone, dal lavoro, che cosa succede? Che la prima fase è la fase dello shock, in cui, come dire, non sembra neanche vero. Poi c'è la seconda fase, che è quella delle emozioni forti, intense, in cui c'è la rabbia, c'è l'impotenza, c'è la tristezza, ci sono dei momenti di non voglia di agire, per cui ci sono tutta una serie, c'è la delusione, tutta una serie di emozioni. Poi arriva la terza fase, che è la fase dell'accettazione, le cose sono andate così, e la quarta fase, che è quella della riorganizzazione. Che cosa succede? Se noi rimaniamo attaccati, rimaniamo anche nella seconda fase, che è quella delle emozioni forti, c'è la rabbia, c'è la pretesa, avrebbe dovuto andare così, e dicevo già, noi proviamo dolore. Quando c'è una separazione, in più che cosa succede? Più rimaniamo attaccati a quella situazione lì, quindi anche al dolore, più il nostro dolore diventa sofferenza. Perché? Perché noi continuamente andiamo a pensare, quindi con la testa, a quella situazione lì. A volte anche con il cuore, ma soprattutto con la testa. Quindi il dolore diventa sofferenza, che è ancora più denso e ancora più potente. È quella che i buddisti chiamano la seconda freccia, nel senso che la prima freccia è quella che arriva, le cose sono andate come sono andate.
La seconda freccia è un qualcosa che mettiamo in atto noi, chiaramente in modo inconscio, non con la nostra volontà, ma possiamo portare attenzione a quello che stiamo facendo, quindi accendere la luce su cosa stiamo mettendo in atto e quindi renderci conto che la seconda freccia è una sofferenza che noi andiamo a alimentare perché continuiamo a rimanere attaccati alla nostra pretesa. La vita è andata così, è un'ingiustizia, lui avrebbe dovuto, io avrei dovuto, oppure non avrei dovuto, quindi si rimane in questo, chiamiamolo risentimento anche, comunque si rimane nel passato. Questo ci impedisce di riuscire ad andare oltre. Quindi, che cosa abbiamo visto? Che intanto c'è un attaccamento, il dolore che è inevitabile diventa sofferenza. Punto 2, continuiamo a rimanere un qualcosa che è passato. Punto 3, c'è una pretesa, le cose avrebbero dovuto andare in modo diverso. Ok, sono andate così, puoi piangere, puoi disperarti, puoi arrabbiarti, puoi fare tutto quello che vuoi, ma il dato di realtà è che le cose sono andate così. Che cosa vuoi fare a questo punto? Vuoi continuare a rimanere legato o legata al passato? O vuoi prenderti la responsabilità di vivere il momento presente con una poi programmazione futura. Perché? Perché se no che cosa significa? Che noi continuiamo a rimanere attaccati a un qualcosa. Vi racconto un aneddoto che insomma su due che raccontano i buddisti, su due lama buddisti che devono attraversare un fiume, stanno per attraversare il fiume e incontrano una prostituta sul fiume, sul bordo del fiume, una donna, e a un certo punto uno dei due dice: no, no, ma non possiamo, noi non possiamo toccare le donne, non possiamo assolutamente portarla dall'altra parte. L'altro dice: no, la porto in difficoltà se no non riesce a attraversare il fiume. E allora il lama si carica questa donna sulle spalle, arriva al di là del fiume, lascia la donna lì e continua ad andare avanti nei suoi pensieri, nella sua vita, e l'altro. Lama che gli dice: ma non avresti dovuto, hai toccato una donna? E quello che ha trasportato la donna a un certo punto si rivolge al suo compagno e dice: io in quel momento lì ho traghettato una donna, ma il mio pensiero è andato poi oltre. Tu invece non l'hai toccata, non l'hai aiutata e sei ancora rimasto lì. Questo è un aneddoto che a me piace molto perché? Perché ci aiuta a vedere come noi rimaniamo attaccati alle situazioni del passato e vedere come rimanere attaccati ci toglie energia perché il nostro pensiero continua ad andare lì, ci impedisce di vivere il momento presente perché noi rimaniamo attaccati al passato, non avrei dovuto trasportare quella donna, non avrei dovuto fare questo, quest'altro, o avrei dovuto, lui, lei, loro avrebbero dovuto. E quindi vedere quanto ci costa è un'ottima opportunità per andare a prenderci la responsabilità e cambiare un qualcosa nella nostra vita. Il punto è che cosa voglio fare io oggi? E anche andare a chiederci, no, ma come mi fa stare e continuare a rimanere legata a un qualcosa che è passato? E mi impedisce anche di entrare nella stanza dell'impermanenza. Sapete che come a volte ho già condiviso con voi, ognuno di noi ha delle stanze interiori, ha un tempio, abbiamo tutti un tempio dentro di noi e quando entriamo nel nostro tempio sacro, quindi dentro di noi, noi andiamo a conoscere le varie emozioni, stati d'animo che abbiamo dentro di noi. C'è anche la stanza dell'impermanenza. Il punto è avere anche il coraggio di entrare in quella stanza lì, per non solo comprendere a livello cognitivo, a livello razionale, questo lo sappiamo tutto che il tempo passa, basta che guardiamo fuori. C'era il sole, adesso ci sono le nuvole, c'era l'inverno, adesso c'è la primavera. C'è la vita, c'è la morte, c'è l'inizio, c'è la fine. È sempre tutto impermanente, questo noi lo sappiamo. Il punto lo sappiamo a livello cognitivo. Il punto qual è? Quando noi cominciamo a entrare in quella stanza lì, che cosa facciamo? Cominciamo intanto a sentire l'impermanenza, quindi stando in contatto anche con una situazione, andiamo a sentire quale sensazione fisica crea dentro di noi il contatto con quell'impermanenza.
Andiamo anche a riconoscere l'emozione, lo stato d'animo dell'impermanenza, come mi fa sentire. E andiamo a osservare anche i pensieri che abbiamo quando siamo in quella stanza dell'impermanenza. E andiamo a sentire quando entriamo in quella stanza che cosa accade dentro di noi. Io quando l'avevo fatto mi ero resa conto di tutto un indolenzimento che avevo a livello delle mani, ma quella è la mia esperienza, andate voi a fare la vostra esperienza di cosa accade dentro di voi quando entrate nella stanza dell'impermanenza, per riconoscere quali sensazioni fisiche ci sono, quali pensieri ci sono in quel momento e quale emozione, stato d'animo c'è in quel momento. E questo è lo strumento che io vi passo già da tempo, quando noi entriamo dentro di noi e entriamo nella stanza della paura, entriamo nella stanza della rabbia, entriamo nelle varie stanze dei nostri stati d'animo, più ci entriamo, più noi abbiamo la possibilità di andare a comprendere come veramente funzioniamo, com'è il mondo interiore, che cosa accade dentro di me. Quindi tutto quello che ci capita è una meravigliosa opportunità. Quindi anche se in questo momento, no, voi state soffrendo per una situazione, un qualcosa che vorreste lasciare andare e non riuscite a lasciare andare, ok? Tre respiri lenti e profondi, entrate dentro di voi, andate a visualizzare la situazione o la persona, il contesto, il gruppo di persone da cui avete difficoltà a prendere distanza. Nel momento in cui noi entriamo dentro di noi, andiamo a comprendere cos'è che mi lega a quella persona? E da una parte è possibile che voi incontriate il vuoto, la mancanza, e dall'altra è possibile che voi incontriate una pretesa, incontriate un dolore, una sofferenza perché i vostri progetti, i vostri piani si sono infranti, quella persona vi ha lasciato, avete perso quel lavoro. Ma nel momento in cui andiamo a vederlo, anche se doloroso, che cos'è che ci tiene attaccata a quella persona? Niente, bocca asciutta. Qua la connessione va e viene, si ricade e riparto immediatamente con un altro video. Quindi davanti a un qualcosa che non si è realizzato, rimaniamo a bocca asciutta. I detti popolari hanno anche un senso. Ci manca la salivazione, non riusciamo più a comunicare, esprimere nulla, ci sta, stiamo lì dentro. Tutto quello che noi incontriamo quando entriamo nel mondo interiore va comunque bene perché ci aiuta a renderci conto di dove siamo e chi siamo e come siamo. Proviamo a farlo un momento insieme. Troviamo una posizione in cui ci sentiamo bene. Facciamo tre respiri lenti e profondi perché i tre respiri sono quelli che ci permettono di entrare nella nostra interiorità. Ci trovate una posizione in cui vi sentite comodi, oltre che aver trovato un posto dove vi sentite comodi, vi sentite bene. Portate un attimo l'attenzione alla nuca, se ci sono delle tensioni provate a lasciare andare. Portate l'attenzione alla mascella, se ci sono delle tensioni potete socchiudere anche appena appena le labbra, così quella parte si rilassa un po' di più. Portate l'attenzione alle spalle, osservate che siano ben aperte, mollate le tensioni. Portate l'attenzione alla vostra schiena, osserviamo che sia appoggiata allo schienale, che si affidi allo schienale della sedia, della poltrona o
Se siete sdraiati sul letto, affidatevi al letto. Oppure potete immaginare che la colonna vertebrale sia come una pila di monetine che si autosostiene. Poi portiamo l'attenzione al nostro bacino. Se ci sono delle tensioni, lasciamo andare, apriamo. Portiamo l'attenzione alle nostre gambe, ai nostri piedi. Immaginiamo che i nostri piedi, che dai nostri piedi partano delle radici, che passano attraverso il pavimento, le fondamenta della casa, la crosta terrestre. La roccia, la sabbia, e arrivano fino al centro della terra. Sempre stando in questa situazione di ascolto, se volete con gli occhi chiusi o con gli occhi abbassati a terra, provate a visualizzare davanti a voi la persona, il gruppo di persone o la situazione, il contesto che vorreste lasciare andare. E osservate la vostra difficoltà a lasciare andare. Entrate dentro quella stanza della difficoltà. Osservate dove potete collocare questa difficoltà a lasciare andare. Quale sensazione fisica vi dà? Quale stato d'animo avete? Quale emozione avete? E quale pensiero emerge dentro di voi mentre ascoltate quella sensazione fisica? Datevi l'autorizzazione a stare in quella stanza. Stateci in contatto. E state in contatto con quello che sentite, anche se potrebbe non avere senso. Razionale, perché un senso ce l'ha di sicuro, una vostra parte che sta emergendo. E andate proprio a comprendere se la vostra difficoltà è una pretesa, avrebbe dovuto andare in modo diverso, avrei dovuto fare così. Se la vostra difficoltà è una resistenza all'impermanenza. E portate anche l'attenzione quanto vi costa rimanere attaccati, attaccate al passato, quanto il dolore diventa sofferenza, perché c'è un attaccamento. E potete anche chiedervi: è buono per me rimanere attaccata a quella situazione? Prendete semplicemente consapevolezza di come state in questo momento.
senza forzare nulla. Perché magari per alcuni di voi non è ancora il momento, non c'è ancora la motivazione, non c'è ancora l'elaborazione del lutto e quindi avete bisogno di rimanere ancora attaccati a quella situazione. Non forzate, prendete semplicemente atto di dove siete. Un atto di amore e di comprensione per vedere dove siete esattamente in questo momento. E poi quando volete fate di nuovo un respiro lento e profondo, rispettando i vostri tempi, aprite gli occhi o alzate lo sguardo. Gli strumenti che abbiamo utilizzato oggi è il lavoro intanto della centratura, vi ricordate sempre dall'alto in basso, in questo modo ci radichiamo, quindi i tre respiri lenti e profondi, o chiudiamo gli occhi e abbassiamo semplicemente lo sguardo, l'attenzione alla nuca, mascella, spalle, schiena, bacino, gambe, piedi, radicamento. Visualizzate davanti a voi la situazione, la persona, il gruppo che avete difficoltà a lasciare andare. Mentre visualizzate, osservate la sensazione fisica che avete dentro di voi, della vostra difficoltà, dov'è, in quale parte del corpo è quella sensazione, quella difficoltà, quale sensazione fisica vi dà. Qual è il pensiero che passa? Qual è l'emozione che passa? Siate osservatori di voi stessi, accogliete quello che c'è. E chiedetevi se è buono per voi rimanere in quella situazione lì e prendete atto di dove siete. Osservate se c'è un attaccamento e non giudicatevi se scoprite che c'è un attaccamento, fa parte dell'animo umano, si può poi lavorare, trasformare. Se c'è una resistenza a entrare nella stanza dell'impermanenza, se c'è una pretesa, avrebbe dovuto, avrei dovuto, quando c'è il verbo dovere, molto spesso c'è una pretesa. E poi scegliete che cosa va bene per voi. Ma tutto questo è fondamentale che voi lo facciate con amore, con rispetto verso di voi. Perché a volte è semplice voler bene alle persone intorno a noi, volere il loro bene, ma è fondamentale prima di tutto per veramente voler bene una persona imparare a voler bene anche a noi. E volere il mio bene significa fare quello che mi fa star bene. Come noi, quando vogliamo bene a una persona, facciamo quello che la fa star bene. E se scegliamo, ci rendiamo conto, scusate, scegliamo, lo cancello un attimo, e se ci rendiamo conto che in quel momento non riusciamo a lasciare andare, ok, scegliamo di rimanerci dentro. Ma è già una scelta. Nel senso che noi a volte rimaniamo attaccati a una persona, a una situazione. E non è una scelta, nel senso che siamo lì dentro, siamo identificati con quel dolore, siamo un tutt'uno, quindi identificati con quella pretesa, non troviamo una via d'uscita, quindi un qualcosa è un automatismo. Altro è, ed è già un passaggio qua, scelgo di rimanere attaccata a quella situazione, è già una scelta.
Perché da una parte mi prendo la responsabilità, ok, scelgo di rimanerci dentro perché non riesco a staccarmi in questo momento, ma dall'altra, visto che non sono più identificata con l'attaccamento, dall'altra comincio a mettere in atto le mie risorse, le mie motivazioni, quanto mi costa rimanere lì, quanto mi perdo del momento presente, quanto mi perdo della mia vita, della mia progettualità. Leggo un attimo. Gli strumenti ve li ho passati, c'è ancora una preghiera che condivido con voi. Aspetto un attimo prima di leggerla. Ci sono i gatti oggi che sono irrequieti, anche loro sentono questo cielo, che qua a Torino è proprio grigio, bello ma grigio. Aspetto un attimo a vedere se ci sono delle domande. E la preghiera che vi lascio intanto parla di sinapsi, perché? Perché quando noi creiamo una relazione con una persona andiamo proprio a creare delle sinapsi, quindi dei collegamenti neuronali dentro di noi, che è importante che se noi scegliamo di allontanarci da una persona andiamo a fare anche un'azione per tagliare simbolicamente quelle sinapsi. Magari chi mi sta seguendo sono persone che credono, magari ci sono degli atei. Io questa che vi leggo e chiamo in aiuto l'Arcangelo Michele, perché ho scelto questa figura? Perché l'Arcangelo Michele è quello che ha la spada, è quello che taglia. Oltre che secondo me l'Arcangelo Michele è anche il protettore, l'angelo che protegge noi counselor, noi professionisti olistici, noi che ci occupiamo della relazione d'aiuto, è quello che ci protegge sempre. E la preghiera è questa. Arcangelo Michele, chiedo a te e ai tuoi aiutanti di accorrere in mio aiuto. Vi prego di recidere e rimuovere tutte le sinapsi che mi legano a, dite il nome della persona, della situazione. Aiutatemi perché voglio definitivamente ed energeticamente chiudere questa situazione perché è buono per me. Grazie. Ve la rileggo. Arcangelo Michele. Chiedo a te e ai tuoi aiutanti di accorrere il mio aiuto. Vi prego di recidere e rimuovere tutte le sinapsi che mi legano a puntini, puntini. Aiutatemi perché voglio definitivamente ed energeticamente chiudere questa situazione perché è buono per me. Grazie dell'aiuto. Questo può essere un mantra. Questo è un qualcosa che ho messo a punto nel tempo, prendendo spunto anche da dei libri sacri assolutamente. E trovate voi un mantra che aiuti voi a allontanarvi, a tagliare le sinapsi. Potete anche ripetervelo. E che cosa vi consiglio quando lo ripetete? State anche ad ascoltare il battito del cuore o state a ascoltare i piedi? Le radici che partono dai piedi, in questo modo siete centrati ascoltando il battito del cuore, radicati ascoltando i piedi e le radici che partono dai vostri piedi e ripetete questo quante volte ne avete bisogno. Ma tutto questo passaggio è fondamentale che voi lo facciate uno per volta, quindi con amore, perché già c'è il dolore della separazione, dell'allontanamento, della perdita del lavoro, della perdita della persona amata, della perdita di un gruppo di amici, quindi già c'è un lutto, quindi una perdita, quindi c'è il dolore e quindi fare un passo per volta è quello che aiuta poi a trasformare la sofferenza e attivare le risorse dentro di noi. Vi ringrazio per l'ascolto, per la condivisione. Potrete trovare entro qualche giorno questa stessa meditazione.
sul canale YouTube Arianna Garrone per ricevere anche la newsletter, sapere le meditazioni che faccio, che sono programmate, poi ne faccio sempre qualcuno in più, ma gli eventi che faccio, anche gratuiti, eccetera, potete anche iscrivervi alla newsletter sul sito www.ariannagarrone.it. Se avete piacere di avere confronti o chiedermi di approfondire un argomento specifico con una meditazione, assolutamente molto molto ben gradito, perché in questo modo riesco ad aiutarvi ancora di più in modo mirato. E poi aiutando voi aiuto anche me, perché aiuto sempre, come dire, attivo le mie risorse e le mie varie parti interiori. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio simbolico e ci vediamo di nuovo prestissimo sulla mia pagina Facebook. Scusate, non mi sono organizzata. Allora, venerdì 15 alle 18:30 ci sarà di nuovo una meditazione sul il senso del complimento. Questa è la prossima meditazione prevista. Un abbraccio di luce a tutti voi. Grazie per i baci anche a voi.